Allora, mister, una grande partita, una grande Giana, un pareggio meritatissimo. Penso di sì, direi proprio di sì. E siamo riusciti a complicarci la vita, loro sicuramente su bravi, anche su quelle palle lì, sul calcio d'angolo battuto, che sapevamo benissimo, sono stati bravi. Intanto l'ingenuità di fare calcio d'angolo, perché è stata la ingenuità in quel caso di Giulio, ma soprattutto di girarsi e andare via, se noi sapevamo che da destra va più il calcio d'angolo così svelto a quel modo lì. Insomma, effettivamente due o tre errori, insomma, no? Il rigore del calcio d'angolo, il girare la squadra che deve salvarsi un po' mollare quelle robe lì, insomma, no? Perché dopo anche loro giocano con un 3-5-2, 5-3-2, mettetelo come volete voi, gli rendi la vita un po' più facile perché poi si compattano dietro e davanti. A me è piaciuto molto Nocciolini, tra l'altro, che non conoscevo. Con quel modo di giocare, con quel sangue sono qui, sei tu, scusa, grazie, mi sembra un po' cicciotto con le volte di avermi mettere in ballo tutto il tempo. Grazie, guarda, lo dicevo continuamente, dai, porca puttana, ma da dove vieni? Mamma mia, oh. Hai visto? Tre difensori contro lui e praticamente tagli, roba, tanta roba, complimenti. Quindi gli abbiamo permesso poi di fare la partita che volevano e noi, forse c'è da dire su una cosa che non dobbiamo capire quando si gioca contro una squadra che gioca con cinque difensori, è chiaro che bisogna allargare di più il gioco, perché anche tutto il primo tempo era un continuo cercare l'1-2, ok? Che non riesce quasi mai. Non solo perché i campi non possono essere bellissimi in questo momento, no? Ma anche perché c'è densità talmente tanta che basta mettere un piedone e loro ripartivano e noi dobbiamo fare 70 metri di volate nei rientri, no? Invece bisognava con squadre come anche contro di noi, devi allargare con la difesa 3, devi allargare molto, devi far soffrire molto. E non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto troppo poco, insomma, no? Quindi questa è stata secondo me la partita come l'ho vista io, quindi complicata, ce la siamo complicata e loro. E del resto hanno 38 punti, no? Sì, sì. 39 punti e forse hanno anche un po' più di serenità, perché è chiaro che noi sappiamo giocare anche meglio, ma con questa classifica qua che piange è in un girone così d'acciaio e con questi punti qua purtroppo è così. E meno male che ci è andato più di culo a far gol all'ultimo, no, Mati con una bella giocata di Perico, che lui queste cose le ha. Diciamo che il secondo tempo, mister, i cambi che ha fatto hanno prodotto un buon risultato. Non so se sono i cambi o meno. Noi loro avevamo perso un po' campo perché così la squadra, poi siamo in Italia, no? Nocciolini, non in Italia, no? È una squadra vince 1-0 e ha qualcosa da difendere, si accorcia un po' di più, si fa di più, perde distanze, poi o ha la bravura, la fortuna di far con i contropiedi, o altrimenti può succedere tutto quello qua. Adesso è arrivato i posti che è un po' lento, ma è pesantino, no? Veniva giù pesante. Ma dove l'hai pescato il cervino? Non lo so. È sempre un culo della Madonna. No, niente, è così, vabbè, dai, 39 o 41 cambia niente loro, dai. Al punto almeno andiamo a casa un po' più sicuro. Se no mi suicidavo già lì, dai. Sì, potevo dire. Mister, a un certo punto abbiamo visto anche che ha invertito i due quinti, no? Sì, si è invertiti, ma non è che onestamente era un po' soddisperato, proviamo, no? Ma niente di che, no, niente di che. Cioè, ripeto, quando si gioca con le squadre di Foschi bisogna giocare, allargare un po' il campo, non l'abbiamo fatto. Bisogna stare attenti anche alle palle da fermo, che non siamo stati attenti. E poi c'è anche la loro bravura, perché se hanno questi punti qua e noi ne abbiamo così pochi, e vuol dire che questa squadra qua è una bella squadra, insomma, non è tosta, è una squadra tosta, l'ha anche dimostrato. Quindi credo che abbiamo fatto 1-1 qua, no Luciano? È 1-1 là anche, sì, no? Sì, sì, sì. Là non pare e patto, visto? Pare e patto, 1-1 là avete pareggiato voi, cioè, alla no? Fine, sì. E qua abbiamo pareggiato noi, solo che il campionato era una da c'è, confermano o no? Qualsiasi partita è difficilissima. No, vero o no? No, mi stai prendendo per il culo. Ma no! Questi toscani qua sono terreni, anche tu. Ma io sono romano, visto che è toscano? Lui è toscano. Che cosa è toscano? Romano. Era un peggio.
Va bene, ragazzi, speriamo di non trovare il semaforo, ciao.